Amen. Pace a voi. Oggi non c'è la riunione, come avete appreso abbiamo avuto diverse difficoltà. Ad ogni ora ci possiamo aspettare un nuovo decreto che ci dica che non possiamo riunirci, e quindi ubbidiamo quindi alle autorità. Comunque, non vogliamo lasciarvi da soli, vogliamo comunque essere vicini a voi, e questo è il motivo quindi di questo video che vi stiamo mandando, e quindi vogliamo incoraggiarvi attraverso la parola di Dio, comunque attraverso l'incoraggiamento della preghiera, quindi essere comunque più vicini, più sereni e con il Signore dalla nostra parte. E io voglio quindi fare un ringraziamento a voi, perché comunque così ci avete in qualche modo compreso, e avete compreso che tutto quello che non abbiamo potuto fare non è dipeso da noi. Ecco perché stiamo in un certo modo ricorrendo ai ripari. Come avete visto, abbiamo quindi creato una chat in cui vi manderemo delle notifiche, e quindi per di volta in volta per mandare quindi dei messaggi su quello che faremo e come ci muoveremo quindi durante i prossimi giorni. Sembra che le restrizioni siano sempre più forti di volta in volta, e quindi di volta in volta ci dovremo adeguare a quello che sarà in futuro. Comunque siamo nelle mani del Signore, e io voglio ringraziare anche i ragazzi che ci hanno incitato quindi a creare questo video. Ne faremo anche i prossimi, nel prossimo futuro, quindi non vogliamo assolutamente lasciarvi. Quindi grazie ragazzi anche per questo incitamento quindi a portare quindi nelle case dei nostri amici fratelli e sorelle quindi la tecnologia. Vogliamo usare la tecnologia quindi anche per il bene della Chiesa, della comunità, e anche certo portando la parola di Dio. Io prima di iniziare quindi di proseguire, voglio, come di consueto faccio anche in Chiesa, voglio fare una preghiera perché desideriamo certo che il Signore sia con noi in tutto quello che facciamo e tutto quello che diciamo. Padre, tu sei il Dio del cielo, il Dio altissimo, il Dio che sa ogni cosa, il Dio che può ogni cosa, e quindi ci appelliamo come sempre alla tua grazia, alla tua misericordia, alla tua volontà. Certo, siamo in un tempo difficile, ma non per questo ci vogliamo dimenticare dei tuoi benefici e di quello che tu fai e hai promesso ai tuoi figliuoli. Quindi chiediamo certo l'appoggio dello Spirito Santo, che il quale ci possa guidare anche nella tua parola, in quello che faremo, nella lode, nell'adorazione, in quello, Signore, che possiamo darti, in quello che il nostro cuore può offrirti ancora in questo giorno. E anche se lo stiamo facendo in un modo inconsueto, in un modo diverso, o Signore, vogliamo dare a te veramente tutto il nostro cuore e vogliamo dare a te tutta la nostra attenzione. A te, o Padre, sia la gloria e l'onore, e questo lo facciamo per mezzo di Gesù Cristo, il quale ha versato il suo sangue per ognuno di noi. A te la gloria e l'onore, nel nome di Gesù, benedetto in eterno. Amen. Amen. Grazie Gesù, grazie. Amen. Bene, ora iniziamo con la parola di Dio, quindi leggeremo qualche verso, e
Attraverso la sua parola vogliamo quindi darvi un incoraggiamento e quindi spingervi a fare e a dare il meglio, no, per il nostro Signore, e vedremo come la sua parola ci darà forza e sostegno a rimanere saldi nella fede in Lui. Io voglio leggere dei versetti nel libro del profeta Abacuc, e leggeremo solo alcuni versetti, anche se prenderemo spunto un po' dai i tre capitoli complessivi che quindi vanno a formare il libro di Abacuc, però nello specifico ci soffermeremo e daremo risalto, un maggiore risalto ad alcuni versetti che sono citati nel capitolo 3, quindi leggeremo dal versetto 1 fino al versetto 6. Quindi la parola di Dio dice questo: preghiera del profeta Abacuc su Shigionot. O Eterno, io ho udito il tuo parlare e ho paura. O Eterno, fa rivivere la tua opera nel corso degli anni. Nel corso degli anni falla conoscere. Nell'ira ricordati della compassione. Dio veniva da Teman, il santo, dal monte Paran. La sua gloria copriva i cieli e la terra era piena della sua lode. Il suo splendore era come la luce dei raggi che si sprigionavano dalla sua mano, e là era nascosta la sua potenza. Davanti a lui camminava la peste, e pestilenza ardente seguiva i suoi passi. Egli si fermava e misurava la terra, guardava e faceva tremare le nazioni. I monti eterni furono dispersi, i colli antichi furono abbassati, e le sue vie sono eterne. Bene, questo è il testo su cui mi voglio basare in questo esposto che vi presento oggi, e voglio parlare e voglio portare a comprendere quello che può essere e deve essere il disegno di Dio, cioè che il disegno di Dio va sempre davanti a quelli che possono essere i nostri pensieri. E spesso l'uomo non comprende il disegno di Dio, soprattutto lo stolto, soprattutto l'empio. Il Salmo 92 specifica proprio questo, specifica che spesso l'uomo è insensato. È insensato perché non conosce, non intende i pensieri profondi di Dio, non intende quelle che sono le opere grandi di Dio. E quindi piccolo sermone che vogliamo dare quest'oggi, vogliamo parlare proprio del disegno di Dio e della sua comprensione, della comprensione del disegno di Dio. Come possiamo comprendere il disegno di Dio? E che questo disegno è tanto, tanto, tanto importante. E una cosa mi ha attirato la mia attenzione, cioè la perplessità del profeta Abacuc. Profeta Abacuc, fin dall'inizio, dal primo capitolo, si trova di fronte a una realtà molto molto difficile. Lui si guarda intorno e mentre si guarda intorno vede diciamo il suo popolo, i suoi fratelli che abitavano in Gerusalemme, per esempio, o anche fuori in Giuda. E vedeva che c'era tanto male, tanto tanto male, e si faceva una domanda, e in questa domanda si chiedeva: perché Signore tu non intervieni e metti
a tacere tutto questo? Perché tu non metti in ordine le cose, no? Questa è una domanda che spesso ci facciamo anche noi, figuriamoci là fuori, no? Quelli che credono e non credono in Dio, e si fanno domande di questo tipo, dicono: ma perché Dio non interviene? Perché Dio non fa qualcosa? Ecco, nello specifico lo possiamo certo vedere anche nella situazione odierna, in questa difficoltà in cui stiamo andando incontro, e ci possiamo chiedere, ognuno si può chiedere, perché Dio non interviene, no? In modo così rapido, in modo come se le cose dovessero essere fatte così in modo immediato, istantaneo. Però ecco qui dove sta il disegno di Dio. Nel disegno di Dio è già tutto previsto. Nel disegno di Dio c'era già una prima risposta. E infatti la scrittura segue e a questo primo perché Dio dà la risposta. Dà la risposta e dice: guardate, nel versetto 5 al capitolo 1, dice: guardate fra le nazioni e osservate, siate stupefatti e sbalorditi, perché io compirò ai vostri giorni un'opera. Un'opera che voi non credereste, anche se ve la raccontassero. E quindi dobbiamo imparare, di certo, come imparò il profeta Abacuc, a stare sotto la direzione e la volontà di Dio, sapendo che anche se noi al momento non la conosciamo, Dio ha un disegno per noi, ha un disegno addirittura per questo mondo, per le persone anche in questo momento, no? Che hanno subito il contagio, per la Cina stessa, da dove sembra che sia iniziato tutto, ma in tutte le nazioni del mondo. Il Signore sta facendo qualche cosa, vuole portare il suo disegno nei cuori delle persone, perché ognuno ha i propri disegni, non nel proprio cuore. Questo la scrittura lo descrive, addirittura in molte volte lo amplifica, e anche in questo caso, no? Viene quindi osservato questo fatto. Quindi prendiamo atto che Dio è colui che risponde, ma Abacuc non era ancora soddisfatto, aveva ancora delle domande e si chiedeva, diceva: beh sì, Signore, tu sei il santo, veramente tu sei il santo, no? Tu sei santo, ma Signore, perché? Perché? Perché le cose continuano così? Perché tu ci rendi simili ai pesci, i quali sono presi dalla rete, no? E poi il nemico sembra che ne faccia quello che ne voglia, no? Ma le cose non stanno così, perché Dio infatti diede una risposta ad Abacuc, e questa risposta fu data però a un profeta che si era posto, dice, sulla torre di guardia. Dice: io mi metto su questa torre, io starò attento, quindi guarderò. Quindi su questa torre in cui poteva vedere fin da lontano, poteva vedere cose che prima non poteva vedere. E Dio gli avrebbe fatto vedere e quindi mostrato una visione, no? Una visione. Ecco, questo vale anche per noi, soprattutto che siamo quindi fedeli, crediamo in Cristo Gesù, crediamo che Lui ha dato la sua vita per noi e quindi non ci lascerà, non ci abbandonerà, anzi Lui è pronto per darci visioni di quello che vuole fare, no? E questo lo farà certamente. L'importante è che noi stiamo fermi sulla nostra torre di guardia, la torre di vedette, se vogliamo, no? Quindi per vedere le cose come stanno. Quindi è buono che noi preghiamo, che noi siamo in aspettazione e che noi preghiamo nel nome di Gesù, che veramente ogni cosa vada al suo posto. Però c'è un disegno di Dio. Vediamo le scritture, cosa dicono le scritture riguardo alla seconda risposta di Dio ad Abacuc. Nel secondo versetto del capitolo 2 dice Dio: scrivi la visione e incidila su tavole,
perché si possa leggere speditamente. Poiché la visione è per un tempo già fissato, ma alla fine parlerà e non mentirà. Se tarda, aspettala, perché certamente verrà e non tarderà. Ecco, in questi due versetti vediamo in modo chiaro quello che Dio vuole fare attraverso il profeta, cioè dargli prima una visione, quindi, e anche descriverla questa visione, affinché altri ne potessero beneficiare, perché Dio vuole mostrare il fatto che quando lui dice una cosa, è quella rimane. Quindi questo deve essere valido anche per noi oggi, che quello che Dio ha scritto, quello che Dio ci ha tramandato attraverso le scritture, deve essere un qualcosa di nostro e lo dobbiamo prendere come le sue promesse, quelle che sono sì, amen, sono verità, e quelle che si avvereranno. Dice che la visione è per un tempo, perché il tempo è di Dio. A volte ci sembra che noi possiamo quindi gestire il tempo, noi possiamo fare del tempo tutto quello che vogliamo, ma come vediamo in questi momenti, in questi periodi, in questi istanti, anche di difficoltà nella nostra Lombardia, vediamo che le cose poi non sono così, che nel senso che abbiamo tutto nelle nostre mani e possiamo fare tutto quello che vogliamo, anzi, è proprio in questi momenti che ci accorgiamo che in realtà tutto è nelle mani di Dio e che anche noi abbiamo bisogno di imparare a guardare più in alto, a guardare che c'è un Dio che ha tutto nelle sue mani e quindi dobbiamo imparare a sperare nel suo nome, a sperare in Lui, perché il suo disegno sicuramente è più grande del nostro disegno. Il disegno di Dio continua in questo versetto che leggeremo, nel versetto 4, ma è un versetto che si prolunga in tutte le scritture. Dice il versetto 4, ecco la sua anima si è inorgoglita, in lui non è retta, ma il giusto vivrà per la sua fede. È un versetto che spesso ricorre nelle scritture, come ricorre sempre il soggetto della fede, no? Qui sta parlando quindi dell'empio, nel senso che la sua anima si è inorgoglita e in lui quindi non è retta, ma il giusto vivrà per, e qui voglio sottolineare, per la sua fede. Quindi questo è interessante perché Dio ci insegna ogni volta a vivere quindi per fede e non per quello che i nostri occhi vedono. Questo viene ripetuto anche dall'Apostolo Paolo, Gesù ce lo insegna e ce l'ha sempre insegnato, che vivere per fede è la cosa fondamentale, è la cosa che è sempre attuale. Quindi impariamo a dipendere da Dio e a vivere per fede, secondo la sua parola e secondo l'ispirazione, certo, anche dello Spirito Santo, che non ci lascia, non ci abbandona. Lo Spirito Santo è sempre con noi, è colui che ci guida e che ci aiuta. Per quanto riguarda l'empio, noi non ci dobbiamo preoccupare troppo, perché nel resto del capitolo Dio pronuncia quelli che sono i peccati dell'empio, ma pronuncia anche quelli che sono poi i guai, i vari guai che va incontro l'empio. Quindi non ci dobbiamo preoccupare della giustizia di Dio in questo senso, perché Lui renderà giustizia. Quando spesso no, si parla di ira di Dio, si parla proprio di questo, della sua giustizia, non tanto perché Lui non odia le persone, Lui non odia le creature che Lui ha fatto, anzi le vuole salvare. E sapete, è proprio qui che sta il disegno di Dio, il fatto che Lui vuole salvare il mondo. Anzi, c'è proprio il versetto centrale, no? Che sempre nominiamo, che Dio ha tanto amato il mondo, che ha dato il suo unigenito figlio, affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Questo è il disegno di Dio. Ora, la risposta di Dio per Abacuc finisce in questo modo nel verso 20 del capitolo 2, dice che l'Eterno è nel suo Tempio Santo.
Lui vive nel suo Tempio Santo. Lui è santo e vive nel suo Tempio Santo. E dice, tutta la terra stia in silenzio davanti a Lui. Questo è fondamentale, questo è fondamentale. Tutta la terra stia in silenzio davanti a Lui. Perché che può dire l'umanità, no? Di contro a quello che dice Dio, sì, si potrà opporre, ma alla fine è sempre il disegno di Dio quello che sarà portato avanti e nessuno si potrà mai opporre, neanche il diavolo. Anche se lo fa, il diavolo si oppone, ma alla fine Dio vincerà. Questo che abbiamo davanti, cioè le scritture, sono un bel manuale che ci spiegano quello che è il disegno di Dio. E ci spiega che c'è una lotta, e in questa lotta c'è un vincitore e c'è un perdente. Ma noi sappiamo chi è il perdente e chi sarà il perdente, ma sappiamo anche chi è il vincitore e noi ci aggrappiamo a colui che è il vincitore. Ecco perché abbiamo certo il dovere di pregare e quindi di aiutare anche le persone che non hanno compreso ancora il disegno di Dio, aiutarle attraverso la preghiera ad aprirsi all'amore della verità, alla luce dello Spirito Santo. Ora andiamo al testo che avevamo letto e ci eravamo prefissi, no? Quindi di dare risalto. Inizialmente inizia con preghiera del profeta Abacuc su Shigionot. Questo nome è un po' strano, che significa canto, significa lamento. Un modo con cui spesso i profeti utilizzavano per mostrare, diciamo, il loro sconforto, ma anche da un'altra parte l'aiuto di Dio. Nel Salmo 7 si vede Davide in questo lamento, no? In cui si lamenta dei propri nemici, ma prende conforto anche dal fatto che c'è un Dio, c'è un Signore, Salvatore, e lui si aggrappa a questo Salvatore. Quindi questo capitolo 3 è una preghiera, il lamento di Abacuc, che spiega realmente la sua paura, il suo sconcerto di fronte a ciò che ha intorno, no? E questo potrebbe avvenire anche in noi, no? La stessa paura. Infatti il versetto 2 dice, o Eterno, io ho udito il tuo parlare e ho paura. Questa è una cosa normale, anche al giorno d'oggi possiamo avere paura, no? Però dice, o Eterno, fa rivivere la tua opera nel corso degli anni, e nel corso degli anni falla conoscere. Nell'ira ricordati della tua compassione. Quindi da una parte vediamo quindi la paura di Abacuc, ma dall'altra vediamo anche Abacuc rivolgersi al Signore e dire, Signore, ricordati che noi siamo qua. Quindi dacci la tua conoscenza, quindi abbi compassione del tuo popolo. E poi vediamo ancora nel versetto più avanti, e quindi mette in risalto lo splendore, la gloria di Dio, e mette in risalto che nella sua mano è nascosta la sua potenza. Tutto è nelle mani di Dio, Lui è l'Onnipotente, e quindi semplicemente dobbiamo essere tranquilli e vivere nella nostra tranquillità in Cristo Gesù, sapendo che Lui ha già compiuto ogni cosa e che tutto è nelle sue mani, e quindi è nelle mani di Dio. E quindi grazie Signore Gesù, perché Tu ci tieni nella Tua mano. Adesso entriamo, diciamo, nel centro di quello che voglio dire attraverso questo messaggio. Leggendo il versetto 5 dice, davanti a Lui camminava la peste e pestilenza ardente seguiva i Suoi passi. E in questo versetto ho visto, diciamo, ciò che sta succedendo intorno a noi. Quindi non succedeva tanti anni fa solo, è successo anche diciamo nella storia tante volte. Siamo stati quindi sorpresi dalla
teste in varie maniere. C'è stato nella storia un momento in cui l'Europa è stata veramente decimata, quindi attraverso malattie contagiose. Ecco, questo ci sta sorprendendo anche in questo momento. E allora, come comprendere al giorno d'oggi il fatto che siamo colpiti da questo fatto, il coronavirus? Ecco, io penso che in questo momento, anche se Dio non ha seminato i virus, però sta usando il coronavirus come il bastone di correzione, per forse anche per me, forse anche per noi, il popolo di Dio, perché abbiamo bisogno di essere migliori davanti a Dio, portando la sua parola, e forse tante volte non lo facciamo, forse pregando e non lo facciamo a sufficienza, ma anche per questo mondo. Quindi questo mondo ha bisogno di conoscere la correzione di Dio, ha bisogno di conoscere che c'è un Dio, che c'è un qualcosa che è superiore, c'è un creatore. E questo mi riporta al salmista quando diceva: il tuo bastone e la tua verga sono quelli che mi consolano. Nonostante quindi la correzione, il salmista era contento perché sapeva che lui era nelle mani di Dio, e quando ci troviamo nelle mani di Dio, e quindi siamo sicuramente aiutati, sorretti, corretti, ma per il nostro bene, non per il nostro male. Come abbiamo detto prima, Dio vuole la salvezza di tutti gli uomini. Gesù ha dato la sua vita per ognuno di noi. Il versetto che mi è piaciuto tanto, il versetto 6, dice: egli si fermava e misurava la terra, guardava e faceva tremare le nazioni, i monti eterni furono dispersi, i colli antichi furono abbassati, le sue vie sono eterne. Ecco, questa parola misurava, l'Eterno si fermava e misurava. Dice che la peste era davanti e la pestilenza era di dietro, lo seguiva. Lui camminava e usava quindi la peste come il suo bastone della correzione, ma nello stesso tempo misurava con il suo metro. Dio non misura come misuriamo noi. Ecco perché il suo disegno è diverso dal nostro. Lui misura con un metro diverso, con il suo metro. Dice in un'altra versione, nella Nuova Riveduta, lui si ferma e scuote la terra. Molte volte abbiamo letto anche questo, no? Che Dio spesso scuote la terra, e quindi perché vuole vedere quello che diciamo gli uomini possono dare come risposta. Sì, perché proprio lui vuole vedere se trova la fede sulla faccia della terra. E infatti lui misura con il suo criterio, con il suo metodo, lui ci misura e dice: bene, tu hai la fede, sei adatto, tu non credi, non hai la fede, bene, c'è qualcosa, c'è un lavoro da fare. E, ora, mi viene in mente quando Dio apparve in visione ad Amos e gli fece vedere il filo a piombo. Il filo a piombo ci fa capire che Dio voleva prendere le misure al popolo, perché lo stava valutando al popolo, e in base a questa valutazione poteva dare una certa risposta. Noi sappiamo che Dio è un Dio buono e avrebbe dato sicuramente prova quindi della sua bontà, e non avrebbe mandato in esilio, non avrebbe mandato il suo popolo in Babilonia se il popolo si sarebbe corretto, se il mio popolo prega e quindi si sottomette, si umilia e quindi cerca la faccia di Dio. Ecco, Dio non avrebbe mai fatto una cosa del genere. Invece dice: io vi sto guardando col filo a piombo. E in un altro posto dove parla di misura, in Ezechiele,
dove Ezechiele, anche lui in questa visione, vede questo angelo con questa cordicella, quindi questa cordicella di lino, e anche una verga. Attraverso questa verga, dice, misura, no? Quindi vengono prese delle misure, ma attraverso un metro che non è il metro dell'uomo, è il metro di Dio. È il metro di Dio. E quindi in questo momento io penso che Dio stia prendendo le misure con la sua verga e con il suo metro, e quindi la sua valutazione, il suo metodo di valutazione, che non è il nostro. Infatti dice: le sue vie sono le vie eterne. Le vie eterne perché attraverso, diciamo, questa misura che lui prende, c'è dietro un disegno benevolo di Dio verso gli uomini, perché lui vuole dare quindi salvezza all'uomo. A volte noi preghiamo che le persone siano guarite, e questo è buono, è molto buono, ma ci dobbiamo ricordare che la cosa più importante per Dio è che l'uomo sia salvato, che creda in Cristo Gesù e quindi creda nel fatto che Gesù ha dato la vita e ha versato il suo sangue affinché possa essere salvato. E questo è che l'uomo deve comprendere. E, dice ancora più avanti che bisogna, abbiamo già letto che bisogna rimanere in silenzio, tutta la terra stia in silenzio. Ma questo fatto del silenzio, il profeta Abacuc lo porta ancora avanti, questo concetto. Quindi nel versetto 16, sempre del capitolo 3, dice: ho udito, e le mie viscere fremettero a quella voce, le mie labbra tremarono, un tarlo entrò nelle mie ossa, e fui preso da grande paura dentro di me, perché devo rimanere in silenzio fino al giorno dell'avversità, quando il nemico verrà contro il popolo per assalirlo. Ecco, Abacuc, sebbene fosse profeta, non si poteva esimere dal fatto che potesse avere quindi paura. Lui aveva paura, dice, fremeva in se stesso, dice: le mie labbra tremano, e quindi un tarlo è entrato nelle mie ossa. E quindi io ho paura, dice, sono stato preso da grande timore, da grande paura, però devo rimanere in silenzio. Perché devo rimanere in silenzio? Perché dietro al mio silenzio c'è il disegno di Dio. Cosa vuol dire questo? Non vuol dire che dobbiamo stare zitti, che non dobbiamo pregare più, non vuol dire che non dobbiamo più leggere le scritture, dobbiamo solo capire il fatto che quando noi ci pronunciamo in favore comunque del disegno di Dio, e quindi il nostro concetto deve essere ben chiaro, dobbiamo essere consapevoli che Dio è al di sopra di ogni cosa. E cosa poteva capitare ad Abacuc? E cosa può capitare a noi ancora oggi? Cosa può capitare? Dice una cosa bellissima, un versetto che voi conoscete benissimo, l'abbiamo letto quante volte l'avete letto, il versetto 17 dice: anche se il fico non fiorirà e non ci sarà alcun frutto sulle viti, anche se il lavoro dell'ulivo sarà deludente e i campi non daranno più cibo, anche se le greggi scompariranno dagli ovili e non ci saranno più buoi nelle stalle, esulterò nell'Eterno e mi rallegrerò nel Dio della mia salvezza. Perché questo vale anche per noi, esultare nel nostro Signore in ogni caso, in ogni circostanza, qualsiasi cosa potremmo incontrare. Cosa potrà incontrare? Noi siamo certi e sicuri nel Signore. Io voglio esultare nel Signore comunque vadano le cose. Certo, le cose a sentire, i telegiornali, non sembrano tanto belle, tanto buone. Di tanto in tanto stanno uscendo, quindi nuovi decreti, nuove costrizioni, sempre più stretti nella morsa,
ma comunque io voglio imparare a dipendere dal disegno di Dio, voglio imparare ad esultare comunque, a rallegrarmi nel mio Signore, perché Lui è la mia forza. E sapete, c'è questo verso bellissimo, e concludo con questo, dove dice: l'Eterno, il Signore, è la mia forza, e gli renderà i miei piedi come quelli delle cerve, e mi farà camminare sulle mie alture. L'Eterno, il Signore, Lui è la nostra forza. Ma la cosa bella, no, che posso apprendere attraverso questo versetto, è che trovando forza in Lui, io prendo forza, i miei piedi prendono forza, e posso avere il coraggio e la forza di saltare come può saltare un cervo sulle alture, no? Se non siamo allenati, se non siamo allenati a farlo, certamente possiamo incespicare, certamente ci faremo del male, ma se impariamo ad avere fede nel Signore, noi possiamo veramente, veramente saltare come delle cerve sulle alture, su quelle alture dove Dio ci vuole portare. Ci vuole portare quindi avendo fede, quindi camminando di fede in fede, come diceva l'Apostolo Paolo. Quindi voglio terminare dicendo che Dio in questo tempo sta mettendo alla prova la terra. Quindi non è solo un fatto della Cina, non è solo un fatto dell'Italia o della Lombardia, in cui siamo costretti, no? Quindi a rimanere nelle case e a rispettare anche gli ordini quindi dei comuni, dei decreti che vengono emessi mano a mano, no? Mano a mano, di volta in volta. E qui c'è il mondo intero, no? che sta guardando, sta vedendo che le cose non stanno andando nella direzione in cui tutti pensano. Tutti pensano al proprio miglioramento, al proprio benessere, al proprio stato, no? Da migliorare. E invece Dio sta mettendo davanti un'altra prospettiva, quindi di non guardare più i nostri interessi, quello che sono, diciamo, i nostri obiettivi personali, no. Lui questa mattina, questo giorno, ci sta invitando a guardare e a vedere secondo il suo disegno. Sta in silenzio, terra tutta, sta in silenzio, Abacuc, fammi fare. E quello che sta dicendo ad Abacuc, dice: il giusto vivrà per la sua fede. Tu hai fede? Bene, tu vivrai. Questa è la promessa di Dio. Ma Dio non vuole solo che io e te siamo salvati, e per grazia lo siamo, per il sangue di Cristo, ma Dio vuole che tutto il mondo sia salvato. Lui vuole che tutti vengano alla conoscenza della verità, e quindi si aspetta di trovare della fede. Ecco perché sta misurando la terra, sta misurando per vedere, secondo il suo metro, se la fede si trova sulla faccia della terra. Troverà egli la fede sulla faccia della terra? Il Signore sta per tornare, e Lui è venuto ad indagare se veramente troverà la fede quando tornerà quindi nella sua seconda venuta, e quindi ci porterà via con Lui, no? Ma Dio vuole fare un grande lavoro, ci sta dando l'opportunità, un'ulteriore opportunità al mondo intero di essere e di poter essere salvato. Certo, magari non tutti ascolteranno, non tutti sentiranno, come spesso succede, e quando il Signore tornerà sarà come ai giorni di Noè, nel senso che ognuno penserà ai fatti propri, ognuno penserà, diciamo, di fare quello che più gli aggrada, ma Dio in questo momento sta parlando. Attraverso il coronavirus sta parlando alle persone, sta parlando che Lui vuole venire a salvare il mondo intero, e che ha dato il suo figliolo, unigenito figliolo, affinché questo potesse essere fatto. Quindi Gesù ha versato il suo sangue, lo ha fatto
per tutti. L'ho fatto per me, l'ho fatto per te, l'ho fatto per il mondo intero, e non vuole che il sangue di Gesù, Dio non vuole che il sangue del suo unigenito sia sparso inutilmente. Lui vuole raccogliere il massimo. Lui vuole che il massimo delle persone possano venire, diciamo, a comprendere che Dio li vuole salvare, che Dio li vuole aiutare. E quindi questo è l'incoraggiamento che voglio darvi ancora quest'oggi. Vi ringrazio per avermi ascoltato fino a questo punto. Io voglio invitarvi comunque a pregare. Preghiamo nel nome di Gesù che questo virus sia distrutto, però ricordiamoci, da una parte noi abbiamo l'autorità, no, di sgridare questo virus, perché Dio ce l'ha dato, però dall'altra ricordiamoci che c'è un disegno di Dio, che Dio non vuole solo che le persone siano guarite dal coronavirus, vuole che le persone siano salvate. Quindi preghiamo anche per il fatto che il Signore perdoni le nazioni, perdoni il fatto che non abbiano dato apertura, per esempio, al fatto che si potesse predicare il Vangelo, ma diciamo, Signore, perdonali, perché non sanno quello che fanno, non sanno quello che stanno facendo, perdonali, ma tu dai visione e dai guarigione spirituale, quindi non solo nel corpo, ma soprattutto nello spirito, che le persone ti possano conoscere e venire alla conoscenza della verità. Io voglio concludere con una preghiera breve, dicendo: Padre, grazie per il tuo Spirito Santo, grazie per la tua parola, grazie perché sempre tu ci metti all'attenzione, tu ci metti in guardia e tu ci dici qual è il tuo disegno, alleluia, qual è il tuo metro di misura. Oh Signore, noi ci vogliamo sottomettere a questo, vogliamo imparare a stare in silenzio, ad ascoltare piuttosto la tua voce e quello che tu vuoi dirci di volta in volta, come fece il profeta Abacuc. Sì Signore, noi ti ringraziamo perché di volta in volta comunque tu parli ai tuoi servi, ci fai comprendere quello che è il tuo disegno, e quindi ci appelliamo in tutto ciò alla tua grazia. Quindi preghiamo per questo mondo, preghiamo per coloro che non ti hanno compreso, non ti hanno capito, per coloro che ti hanno rigettato. Vogliamo chiedere perdono per loro e dire: Signore, comunque perdonali e guariscili. Quindi non solo nel corpo, certo, crediamo che tu lo puoi fare e tu ci hai dato anche autorità. E quindi preghiamo nel nome di Gesù che siano guariti anche dal coronavirus e da tutte le malattie che sono sparse e quindi che il diavolo propone ogni volta, ma preghiamo anche e soprattutto per il fatto che le persone siano guarite nello spirito e siano guarite anche nell'anima e che non ci sia tutta questa paura, ma che le persone possano imparare a confidare nel tuo nome, così come vogliamo imparare anche noi. Sì Signore, non vogliamo avere paura, oh Signore, perché abbiamo te come il fedele, colui che risponde ad ogni nostra dimostranza, a ogni nostra domanda, a ogni nostra richiesta. Tu hai una risposta specifica, tu lo facesti con Abacuc, ma lo fai ancora oggi con noi, vuoi rispondere alle nostre richieste, oh Signore, che i dubbi possano scomparire, fosse il nostro Dio. Rimane coloro che veramente avranno amato la tua creazione. Quando vogliamo dire: Signore, vieni veramente, ti aspettiamo. Tu sei Gesù, il Signore, il Salvatore, colui che ha dato se stesso per la nostra vita. Grazie Padre, ti diamo questo nel nome di Gesù, benedetto in eterno. Amen.